oggi finalmente realizziamo un sogno per cui abbiamo lottato oltre 15 anni di una lotta, perché sembrava impossibile realizzarlo questo dentro l'albergo dei poveri. Ma ricordiamo che i Borboni avevano fatto l'albergo dei poveri proprio per i più poveri di Napoli, quindi abbiamo ritenuto fondamentale che una piccola parte fosse data proprio per i senza fissa dimora. Il Reale Albergo dei Poveri recupera progressivamente l'originaria vocazione di luogo dedicato all'accoglienza dei più bisognosi. Questa mattina in via Tanucci è stata inaugurata la nuova area del comune, dotata di docce e servizi igienici, fruibili gratuitamente da coloro che ne hanno necessità. La gestione degli spazi, nei quali si terranno anche iniziative per la tutela dei diritti e percorsi di accompagnamento e reinserimento sociale, è affidata alla cooperativa GESCO a seguito di procedura ad evidenza pubblica. È un luogo dove noi possiamo intercettare ed incontrare le persone e quindi entrare in contatto con loro e avviare un discorso che è un discorso di relazione, quindi stabilire una relazione con persone che vivono un disagio estremo e che hanno bisogno proprio di un momento di contatto diretto con chi, con i volontari, con gli operatori, con le istituzioni, per ritrovare anche un senso di vita diverso rispetto al disagio che loro stanno vivendo. Servizi per l'igiene personale delle persone senza dimora, ma anche di una serie di servizi annessi che miglioreranno la qualità della vita loro e anche della società che vi vive intorno. Quindi noi abbiamo attivato collaborazioni con la Croce Rossa Italiana, con Emergency e l'ambulatorio che vive qui a Napoli. Il Comitato Piazza Carlo III tutto è coinvolto in questa iniziativa e ne continuerà a fare il monitoraggio e insieme al Comune di Napoli a valutare di volta in volta quali potranno essere le attività più idonee, più giuste da poter mettere a disposizione delle persone più povere, ivi compreso la possibilità di un cambio d'abito, la possibilità di uno screening sanitario e di un'assistenza, di un accompagnamento legale per tutti quelli e quelle che ne avranno necessità e bisogno. La riqualificazione dei locali realizzata dal Comune con il contributo della Rotary Foundation rientra in un progetto che promuove percorsi di autonomia guidata per adulti in difficoltà ed è finanziata con fondi del PON Metro. È fondamentale che la politica e gli amministratori stiano attenti a questi, ai più poveri, agli emarginati. Qui devono trovare dignità, qui ci sarà non soltanto docce, bagni, ma noi vogliamo che ci sia un medico, per secondo che ci sia importante un avvocato per ascoltare se hanno problemi, terzo un'anagrafe, ma soprattutto noi stiamo guardando in avanti perché questi 1500 metri quadrati sono già designati per questo, questo è solo un piccolo spazio. In questo modo si rilancia una Napoli accogliente che si impegna per cambiare, diciamo, la propria pelle in un periodo di grandi difficoltà, di tentativi di espulsione a tutti i livelli, dove le persone senza garanzie sono sempre le più esposte.